Merendina furba per chi ha nipotini che vengono al pomeriggio a trovarlo, o se, anche per voi, per il bambino che c'è in voi, come dico sempre io. Queste focaccine sono facilissime da preparare in padella e le potete farcire come volete. Io le ho farcite con scamorza e prosciutto perché è un gusto che comunque non tradisce mai, e vi faccio vedere come si preparano. Per le nostre focaccine ripiene ci serviranno 300 g di farina normale, 00 Manitoba, poi uno yogurt greco da 150 g, del sale, dell'olio per cuocerle in padella e poi della scamorza e del prosciutto per farcirle. Ovviamente le potete farcire con quello che volete, io adesso vi faccio vedere questa soluzione perché per me è molto gustosa. La ricetta è super semplice, mettete la vostra farina, aggiungete lo yogurt, dovrebbe bastarvi uno yogurt greco da 150 per impastare questi 300 g di farina, però siccome ogni farina è un po' diversa, vedete voi ed eventualmente aggiungetene un po' di più. Un trucchetto che vi vorrei dare è di aggiungere a questo impasto un pizzichino proprio di bicarbonato, che lo rende leggermente più gonfio. Allora, aiutandovi con una spatola, cominciate ad impastare dentro l'insalatiera. Adesso lo mettiamo un attimo a riposare e poi lo tireremo per le focaccine. In una ciotolina unta d'olio. Lo copriamo con un po' di pellicola. E lo lasciamo riposare 5 minuti, 10 minuti. Intanto che il nostro composto riposa, tagliamo la scamorza a dadini. E tagliamo anche il nostro prosciutto a pezzettini equivalenti a quelli dei dadini della scamorza. Io in questo caso faccio così. Ecco, siamo pronti col nostro ripieno. Allora, riprendiamo il nostro composto e lo tagliamo a pezzettini più o meno omogenei e facciamo delle palline. Poi ciascuna di queste palline con un mattarellino. Io ho usato quei mattarellini che si usano per fare i ravioli cinesi, che trovate nei negozi appunto di alimentari cinesi. Tirate fuori il più possibile un cerchio dalla vostra pallina, tirandolo bello sottile, se volete fare un lavoro di precisione potete usare un coppapasta per dargli proprio la forma circolare, ma anche così va bene perché poi dopo lo... Allora, ne tirate due di questi, e poi un po' di scamorza, un po' di prosciutto
e coprite. E col vostro mattarellino appiattite il tutto. Ecco, le vostre focaccine sono pronte per andare in padella. Adesso completate con tutto il resto dell'impasto. Ecco, le nostre focaccine sono pronte per essere cotte in padella. Adesso le portiamo di là, sui fornelli, e andiamo a terminare la nostra preparazione. Ci mettiamo un po' di olio in una padella, pennellando bene, perché ci deve essere proprio uno straterello sottile sottile, non le vogliamo friggere noi le nostre focaccine. Scaldiamo e le adagiamo in modo che si facciano una bella cotturina. Dovrete andare un po' alla volta, perché non credo che abbiate una padella che le può contenere tutte. Quando da un lato sono belle dorate, le girate e le fate arrostire dall'altra parte. Eccole appena uscite dalla padella, sono ancora un po' roventi, ma guardate che meraviglia!